Prima di proseguire con gli alimenti successivi del nostro arrangiamento, dedichiamo ancora un po' di tempo alla batteria, soprattutto per uno degli elementi specifici ma veramente fondamentali che la riguardano, cioè la cassa. È un video difficile per me perché essendo toscano dire cassa senza aspirare la C mi devo veramente impegnare. Però c'è veramente bisogno di dedicare un momento a questo elemento, perché la cassa è l'elemento caratteristico di ogni brano di musica elettronica, considerando l'ampia gamma di generi di cui questo termine fa riferimento. Ogni genere ha la sua cassa. Non è così facile scegliere la cassa adatta per il tuo brano. All'interno di un qualsiasi arrangiamento ritmico, scegliere la giusta cassa e soprattutto dare il giusto suono a questo, è bene dedicarci la sua attenzione. Partiamo dal presupposto che ogni genere ha la sua cassa e quindi riuscire a capire qual è la cassa giusta per quello che vuoi fare è molto importante. Per esempio, dei brani più EDM tendono ad avere la cassa più puntata, ovvero con degli alti abbastanza decisi e con una punta, si chiama così, che emerge all'interno del suono. Invece altri tipi di brani, per esempio se prendi i brani della Cadenza Records, hanno una cassa molto gommosa, sempre tra virgolette, nel quale la punta invece non c'è quasi per niente. Capire che suono dare alla tua cassa assume una certa importanza. Con questo non bisogna fare l'errore che fanno in tanti, cioè ci ho messo 2 mesi a trovare la cassa giusta per il mio brano, perché non serve. È un eccesso di perfezionismo. Innanzitutto troviamo una cassa, poi pensiamo al suono di questa, come pensiamo poi al suono di tutto il resto. È per questo che abbiamo diviso le varie fasi della nostra costruzione del brano, del nostro sviluppo della produzione. Intanto pensiamo ad una cassa che ci sta bene per il nostro genere, poi andiamo ad affinare il suono insieme al suono e tutti gli altri strumenti. Ne abbiamo già parlato. Va bene sia che tu utilizzi un campione, un plugin oppure uno strumento analogico, però cerca di selezionare e puoi farlo anche a prescindere prima che tu ti metti a lavorare su un brano specifico. Cerca di selezionare quelle 3, 4, 5 casse che ti piacciono e vedrai che sicuramente andranno bene ad inserirsi nel brano su cui vuoi lavorare. Anche perché se sei più portato sulla musica elettronica, prediligerai delle casse che vanno bene sui brani di musica elettronica, perché il tuo gusto andrà in quella direzione, perché i brani che ascolti avranno delle casse di quel tipo. E allo stesso modo se fai techno, tech house, deep, eccetera. Questo serve innanzitutto per non perdere troppo tempo, non devi stare mesi a cercare la cassa adatta al brano, anche perché, come abbiamo detto, la rifinitura del suono è una fase successiva. È bene valutarla così per ottimizzare al massimo la procedura di sviluppo del brano. E poi perché se pensi bene a tutti quei producer che ti piacciono, non hanno questa enorme varietà di casse come anche di sonorità. Però se andiamo sui suoni acuti, diciamo così, nella nostra gamma di frequenze, lì le variabili sono veramente infinite e molteplici. La batteria, invece, più o meno è abbastanza la stessa. Abbiamo 3-4 varianti ed è giusto che sia così, perché non c'è bisogno tutte le volte di reinventarsi qualcosa di nuovo. Quindi la cassa a maggior ragione, che è poi la base del nostro brano, soprattutto perché la cassa deve spingere, deve dare forza e deve far ballare le persone, è bene che sia un punto fermo nel nostro arrangiamento. È fondamentale scegliere la cassa giusta non soltanto per il nostro arrangiamento di batteria, ma anche per dare la struttura di fondo, di base del nostro brano, per poi passare a tutto ciò che sta sopra, quindi il basso, i synth e la melodia o la voce. Se hai dei suggerimenti, scrivi pure qui nei commenti, continua pure a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e alla prossima!